Buonasera a tutti, sono Marco Fabbri, un ingegnere informatico e ultimamente mi sono occupato di elaborare un business plan per una mia idea di impresa e in questi 5 minuti volevo brevemente presentarvi alcune considerazioni e le attività più interessanti a riguardo. Quindi un'idea di impresa da cosa nasce? Nasce da appunto un'idea che può avere una connotazione, diciamo, di innovazione tecnologica, facciamo qualcosa meglio di qualcos'altro, oppure una connotazione più di design, più estetica, facciamo una cosa più bella di qualcos'altro. L'idea è bellissima, però il primo problema qual è? Ma questa idea è bella, ma chi la andiamo a vendere? Conosciamo veramente i nostri clienti? Magari i nostri clienti sono delle persone completamente diverse da come noi le pensavamo. Cosa facciamo quindi per risolvere questo problema? Facciamo alcune ricerche, facciamo appunto ricerche di marketing, come intervistiamo questi clienti, gli sottoponiamo dei questionari e se abbiamo una demo di un prodotto è utile vedere come utilizzano questa demo. Che cosa produce tutta questa attività? Beh, tutta questa attività ci permette di identificare alcuni segmenti di clienti e tanto più profilati e tanto più precisi sono, tanto meglio è. Tutte queste cose in che cosa si riassumono? Si riassumono in la valutazione delle nostre debolezze e dei nostri punti di forza. Come valorizzare e come invece i punti di forza e come proteggerci dalle debolezze sarà la nostra strategia di marketing e di impresa. Poi ci dobbiamo concentrare giustamente nel presentare il prodotto e i servizi. Importante fare vedere piuttosto che raccontare a parole. Nel contempo le parole è utile utilizzarle per descrivere il nostro prodotto. Infine, come ci arriviamo al prodotto? È meglio sapere quali attività e quali risorse utilizzeremo nel prodotto, quindi è bene avere un piano operativo. Chi parteciperà a questo piano operativo? Ci vorrà un team, cioè il nostro team di impresa, e delle organizzazioni, cioè dei ruoli, chi fa che cosa. Questo è importantissimo per appunto attribuire le responsabilità, al di là delle appunto responsabilità di cui si parlava prima. Bene, finanza. Tutto questo discorso chiaramente porta ai soldi. Come, visto che pecunia non olet, a come noi abbiamo intenzione di fare fluire insomma. E riassumendo queste attività, arriviamo a quello che probabilmente gli investitori leggeranno, tutto il resto non verrà letto, che è l'executive summary. Cioè prendete i takeaways, quello che potete portare via da tutte le sezioni precedenti e inseritelo in questo sommario. E infine, alla fine di tutta questa fatica, abbiamo, diciamo, un modello di business che descrive a chi venderemo, che cosa, quale valore avrà per chi lo venderemo e a questo punto vi volevo presentare alcuni spot da un esempio che è appunto questo della mia idea di creazione di impresa che ha per oggetto la simulazione clinica avanzata e si chiama, ok, Simulclinica. La nostra idea di business consiste nello sviluppare, nel commercializzare una piattaforma di simulazione clinica software innovativa che abbia una elevata efficacia nell'apprendimento. Per fare questo, chiaramente, come dicevamo prima, abbiamo capito qual era il nostro mercato, stimandolo numericamente, okay, però capendo a chi ci rivolgevamo, nella fattispecie a dei provider di educazione medica e quali erano i loro bisogni. In base ai loro bisogni abbiamo cercato di commisurare i nostri punti di forza, i nostri vantaggi, cioè avere una soluzione accessibile che costa 10-25 volte meno di quelle che vengono attualmente utilizzate e così via, fino a dare una stima di quanto, una stima numerica, totalmente previsionale, di quanto andremmo a generare in volume di affari. Quali sono alla fine di tutta la fiera i miei suggerimenti? Clienti, numeri e lettori. Una considerazione finale, i piani non sono inutili, pianificare però è importantissimo.